450 etichette in rappresentanza di 150 cantine. Dopo un anno e mezzo riapre ad Ortona l'Enoteca regionale con tante novità, a cominciare dalla gestione. Per la prima volta infatti i protagonisti della filiera vitivinicola saranno anche protagonisti della promozione del vino. Il Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo si è infatti aggiudicato il bando per la gestione dell'Enoteca regionale per i prossimi 3 anni. L'Enoteca, come anticipato anche dall'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe, diventerà la casa del vino d'Abruzzo, aprendo le porte anche alle associazioni del territorio. A spiegare la scelta di partecipare al bando, il presidente del Consorzio, Valentino Di Campi. Perché il Consorzio, oltre ad avere la funzione di tutela dei vini abruzzesi, ha anche la funzione importantissima di promozione dei vini. E l'Enoteca regionale è proprio il punto iniziale, il luogo dove nascono le idee, nascono le attività di promozione sia sul territorio che all'estero. Questo in genere. In Abruzzo non era così, in Abruzzo non era così, c'è stata una fase che si era chiusa qualche tempo fa, la regione ha voluto fare un bando pubblico a cui il Consiglio di amministrazione, il Consorzio Tutela ha voluto aderire così anche in modo veloce perché eravamo appena insediati. Ci è voluto un percorso abbastanza lungo di 5-6 mesi e oggi siamo qui a riaprire quello che consideriamo essere la location che deve rappresentare il cuore e la mente di tutti quelli che come noi, cioè come i produttori innanzitutto, ma non solo, come tutti quei movimenti, quelle associazioni che intorno al vino lavorano per far crescere il nostro territorio. Con questo approccio in futuro metteremo su una serie di iniziative qui ad Ortona ma anche fuori, tutte indirizzate alla promozione di tutti quei prodotti che oggi non sono solo Montepulciano, dal Montepulciano a tutti i vitigni bianchi che abbiamo in Abruzzo che hanno potenzialità incredibili ancora non espresse. L'Enoteca regionale sarà lo strumento primario, ha dichiarato l'assessore Pepe, per promuovere il vino e le eccellenze del territorio. E anche quest'anno la produzione vitivinicola abruzzese è stata superiore allo scorso anno. Abbiamo avuto un aumento di produzione del 10% e anche a livello qualitativo abbiamo ottime performance di tutto il settore regionale. I numeri ci danno ragione, dobbiamo stimolare ulteriormente la promozione in Europa ma soprattutto nei paesi terzi, abbiamo gli strumenti finanziari a disposizione, il PSR con la misura 3-2, 1,5 milioni di euro ogni anno e soprattutto i 2 milioni dell'OCM Vino Paesi Terzi. A proposito dell'Europa, quanto è tutelato il vino italiano, visto che non sono mancate anche in questo territorio contraffazioni anche importanti con inchieste della magistratura? Noi dobbiamo legare sempre di più il nostro prodotto al territorio, dobbiamo raccontare il nostro vino attraverso il territorio e quindi stimolare ulteriormente le DOC, le DOCG. Abbiamo più del 40% di prodotto DOP, ma dobbiamo stimolare ulteriormente le produzioni DOP. Noi dobbiamo limitare al massimo le produzioni generiche, il vino da tavola, perché non rendiamo un servizio importante soprattutto ai nostri produttori. La provincia di Chieti si conferma regina in Abruzzo e anche in Italia per la produzione di vino e l'esportazione come va? Ma le esportazioni vanno molto bene, nel 2015 abbiamo avuto un più 8,5% rispetto al 2014 e il trend si conferma anche nel 2016. Siamo in provincia di Chieti, la seconda provincia italiana per produzione vitivinicola dopo Trapani e qui ovviamente c'è il riferimento a livello regionale per quanto riguarda la produzione del vino e del Montepulciano in maniera particolare. L'affidamento dell'Enoteca regionale al Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo, ha poi commentato Pepe, è anche sinonimo di garanzia. È vero, il Consorzio di tutela dei vini può rappresentare una garanzia per tutto il mondo vitivinicolo regionale. Questa struttura la riapriamo condividendo la progettualità insieme a tutta la filiera vitivinicola. Abbiamo aperto un bando qualche mese fa, è stato vinto dal Consorzio di tutela e oggi riapriamo questa struttura importante soprattutto a sostegno di tutto il comparto, in particolar modo delle aziende piccole del settore vitivinicolo.
Nel corso della cerimonia di inaugurazione sono stati ricordati anche alcuni numeri importanti per la produzione del vino, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Oltre il 70% della produzione vitivinicola infatti è usato come vino da taglio e solo il 40% viene imbottigliato in Abruzzo. Perché c'è una storia nel vino, del vino abruzzese, che ha avuto un'evoluzione nel corso degli ultimi 40-50 anni che ha portato a questa situazione, che oggi può essere modificata. Non è semplice, però con alcuni progetti però che coinvolgono tutta la produzione, intendendo dagli agricoltori agli imbottigliatori, questa situazione potrà essere modificata nel tempo con chiaramente gli investimenti anche necessari, introducendo e qualificando il prodotto abruzzese che oggi viene utilizzato da altri come prodotto da taglio. La percentuale è ancora più bassa, il 60% non è DOC, la quota imbottigliata in Abruzzo arriva intorno al 20%, per cui a volte si fa confusione nelle cifre, ma questo solo per rappresentare la potenzialità che abbiamo, la possibilità che questo possa portare anche un indotto importante in termini di attività non solo agricole ma collegate all'agricoltura, quindi tutte le attività di imbottigliamento, di confezionamento e di servizi che vi ruotano intorno. È veramente un potenziale incredibile che dobbiamo cercare nel tempo di utilizzare. Per promuovere il vino abruzzese e tutelarlo dalla contraffazione nazionale e internazionale, la Regione ha firmato un'intesa con l'Associazione Nazionale Città del Vino. Nel 2015, è stato ricordato, gli enoturisti in Italia sono stati 13,5 milioni, un dato che è ancora in continua crescita. Il vicepresidente e sindaco di Orsogna, Fabrizio Montevara. È l'unico dato a livello nazionale che è sempre in aumento, sempre positivo. E quindi dobbiamo avere la capacità, tutti coloro che sono i protagonisti di questo settore, avere la capacità di saper offrire all'enoturista il massimo che possiamo dare. Noi come amministratori, quindi come sindaci, come assessori, e quindi dovremmo cercare di curare al massimo il territorio, l'ambiente dove viviamo. I produttori vitivinicoli sembra fare un prodotto di eccellenza, sembra fare far vivere un'esperienza al turista, di modo che si sappia innamorare del nostro territorio. D'altronde il non turismo nasce da questo, c'è il turista che vuole sapere dove si produce il vino, come si produce, ecco, quindi è nato l'agriturismo, è nato il turismo di campagna. E quindi è un importante appuntamento quello che abbiamo firmato oggi. E a livello nazionale è il primo accordo che l'Associazione Città del Vino fa con una regione. Io sono molto soddisfatto come abruzzese, come sindaco di Orsogna, che la Regione Abruzzo con l'assessore Pepe abbia colto e abbia voluto questo accordo. Lo si deriva anche dal fatto che, ecco, Dino Pepe è stato sindaco di Torano, Città del Vino, quindi significa che, ecco, le Città del Vino sanno formare persone che si sanno rapportare su quello che è il mondo vitivinicolo. Quindi noi ci auguriamo che, ecco, da questo accordo, dalla riapertura dell'enoteca, ecco, siano tante, dalla prossima apertura della Biblioteca Nazionale Città del Vino proprio a Orsogna, quindi è un altro importante segnale che noi abbiamo voluto portare in Abruzzo. Ecco, tutti questi aspetti possono essere di sprono a tutte le aziende, a tutti i coltivatori che coltivano la terra, per a saper accogliere i nostri turisti, perché ci portano economia, questa è la cosa importante, ci fanno valorizzare il territorio, perché così siamo portati a non depredarlo o a non invaderlo con detrattori ambientali, ecco, far sì che veramente quell'Abruzzo che noi diciamo che mare, colline e montagne siano veramente un fiore all'occhiello di questa regione. Voglio ringraziare a nome del Consiglio di Amministrazione, cari questo palazzo, tanti gli ospiti che hanno partecipato alla cerimonia di riapertura dell'enoteca regionale, un ente importante che la città di Ortona ha rischiato di perdere, ha ricordato il sindaco Vincenzo D'Ottavio.
In passato questa enoteca fu difesa appunto da chi c'era allora con i denti stretti, oggi finalmente è un giorno di festa e godiamo appunto di questa festa. È importante, era importante riaprire oggi questa enoteca attraverso il bando regionale. Sono contento che il Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo abbia vinto questo bando e sono anche contento perché finalmente ecco, Ortona si riposiziona al centro della produzione vitivinicola regionale. E sarà non semplicemente una semplice esposizione di etichette o di vini, ma soprattutto un luogo dove ripartire per fare meglio, perché abbiamo tanto da raccontare, abbiamo tanto da dire e soprattutto sappiamo che il vino è davvero un veicolo economico della nostra regione. L'Enoteca regionale sarà un'ambasciata del vino nel mondo, ha detto il consigliere regionale Camillo D'Alessandro, ora parte una nuova fase. Noi immaginiamo l'Enoteca in una fase nuova, una sorta di ambasciata del vino in Italia e nel mondo. Era necessario riorganizzare la presenza dell'Enoteca, lo abbiamo fatto con un bando di evidenza pubblica e il fatto che se lo sia giudicato il Consorzio di Tutela del Montepulciano significa, cioè gli operatori economici che hanno a cuore la promozione e la valorizzazione del nostro prodotto, è un grande matrimonio che penso produrrà straordinari frutti. All'inaugurazione è intervenuto anche l'assessore regionale alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci. La riapertura dell'Enoteca regionale, ha detto, è un impegno che si è concretizzato grazie soprattutto all'assessore Pepe. Vada dato atto, è stato un risultato davvero importante anche dell'assessore Dino Pepe che ha particolarmente voluto questa riapertura del governo regionale. E in più aggiungiamo che promuovere il territorio, promuovere una buona alimentazione e promuovere un uso appropriato anche del consumo del buon vino certamente fa bene anche alla salute. E a proposito di promozione, il presidente del consorzio Valentino Di Campri assicura che c'è già qualcosa che bolle in pentola. Ci sono delle iniziative che bollono in pentola per quanto riguarda l'Enoteca regionale, ma non solo, anche per quanto riguarda ragionamenti di riorganizzazione, riforma del sistema delle regole dei disciplinari in Abruzzo. Le cose sono veramente tante, quelle che bollono in pentola. Cercheremo nei prossimi mesi di mettere in fila un po' il tutto e cominciare dalle cose più importanti. Poi per quanto riguarda l'Enoteca avremo iniziative qualificanti il nostro prodotto qui a Ortona, ma non solo, in giro per l'Abruzzo, perché l'Enoteca sarà anche in movimento, itinerante, perché bisogna anche andare dentro i territori che a volte non sono nemmeno vicini, come potrebbe essere in provincia di Teramo o in provincia dell'Aquila o a Pescara. Per cui le cose da fare sono tante, le stiamo mettendo in fila e questo oggi è l'inizio di un lungo percorso che continua sulla scia delle cose ben fatte in precedenza a fare ancora molto molto di più e sempre meglio per il vino abruzzese.